Ed eccoci di nuovo le Iene Clan. La Iene Clan con la Iena Serpico RVD. La Iena Blizzard Beast. Che non è la Iena. È la Iena, una Iena. Iena acquisita. Vabbè, sì. Vabbè, la Iena Mazza Dorado e il leader del clan sì, degli Iene. La prendiamo ammazza, dai. Bimbo 360. Stasera recensiremo Red Dead Redemption. Ultima fatica della Rockstar. Precisamente Rockstar San Diego. Red Dead Redemption, che cos'è? Primo avviso è un GTA ambientato nel West, effettivamente è la definizione più semplice. È largamente così. E ovviamente entrando in gioco ci sono le. Si sente molto la familiarità soprattutto con il quarto capitolo. Con il quarto capitolo della saga, GTA 4, recentissimo GTA 4, un protagonista Nico Bellic. Però l'ambientazione, tutto ciò che deriva, quindi il vecchio West, l'ambientazione, parliamo della fine del vecchio West, quindi i primi del Novecento, stravolge un po' i concetti classici dei giochi Rockstar che sono stati sempre ambientati comunque nell'era moderna. Questo è un Grand Theft Auto, un Grand Theft Horses. Sì, sì, è una definizione adatta. Dicevo, a primo impatto sembra GTA 4, i movimenti, le meccaniche, anche le meccaniche dei combattimenti, delle sparatorie, con lo stesso sistema di copertura di GTA 4. Vediamo la grafica, allora, la grafica fino adesso GTA 4 ci ha proposto la fantastica Liberty City, un'imitazione di New York, un'imitazione in chiave urbana di New York. Cosa abbiamo qua? Selvaggio West. Parliamo di, credo, 75 km quadrati, 75 km quadrati esplorabile. Di ambientazione, questa qua. Ecco, ambientazione, ve l'assicuro ragazzi, fantastica. Oh, sappiamo che... Faccela vedere, gira questo, mentre parli. Questo gira, tipo di giochi porta molto a giocazzeggio. Per esempio oggi, alla prima partita che ho fatto, mi sono messo un attimo a esplorare, ho visto... canyon, deserti, paludi, laghi, fiumi, cascate, abbiamo visto di tutto. I cactus, ci stanno i cactus, i cactus. È impressionante. Non mi dici che ci stanno i spugni rotolanti. Una cosa, Danilo, palla di vino. Danilo, tu le hai fatte tutte le missioni con Bill, eh? Ma che ci frega, ma cammina, dai. Qualcuna sì, qualcuna no. Ma non ce ne frega un cazzo. Vabbè, perché quelle sono belle. Dai. Cosa propone propone essenzialmente quello che propone ogni capitolo di GTA. Si ripropone in pratica. Sì, si ripropone in chiave western, ma si ripropone un grande classe. Quindi ripropone tutte le meccaniche libere, ovviamente propone una storia principale in cui dovremmo seguire le missioni. Tra l'altro le prime missioni sono già molto belle. C'è sempre quella grande libertà tipica dei giochi Rockstar, quindi possiamo fare quello che cazzo ci pare, dall'esplorare, dal rubare, dall'uccidere senza pietà, oppure per esempio cosa nuova, ovviamente ambientazione del West, è andare a caccia. Fantastico. Allora, illustraci con ordine, diciamo, tutte le attività che può fare sto bell'imbusto. Innanzitutto prendi il cavallo almeno. Allora, innanzitutto la cosa. Come ha detto prima la Iena Blizzard Beast, l'ha definito un Grand Theft Horses, cioè. Ma scusa, mentre va a prendere il cavallo, cioè c'è questa opzione che uccide con pietà. Che dici uccide senza pietà, ma se vuoi uccide con pietà. non lo so, c'è un'incompletezza. Non è contemplato. Allora, ci puoi illustrare, diciamo, quello che può fare il protagonista, oltre alla trama che a quanto pare è molto interessante. Essenzialmente c'è più attività secondarie rispetto a io perché svelincarmele. E all'inizio ovviamente non possiamo fare molto, però per esempio c'è il gioco d'azzardo, poker, blackjack, dadi. Cammina, dai. Porca madonna. Oppure dei bella bestia, dei giochetti stupidi. Una recensione c'è questa. Dei giochetti stupidi come il tiro del ferro di cavallo, il lancio della sedia oppure il gioco delle 5 dita col coltello. Facciamo vedere queste famose campagne deserti. Sì, facciamo un giro di ambientazione, per esempio oggi però i cavalli sono allora il motore del gioco che è, se non sbaglio, il motore del gioco è lo stesso, il motore Euphoria è il motore fisico. Che è fantastico, dopo proviamo a sparare qualche colpo e vediamo come a seconda delle parti che colpiamo. Beh, lo chiamavano Trinità. Vediamo il motore pratico, a mio parere
a mio parere andiamo è con ordine, dai. Guardate per esempio questo tramonto. Questo è il fiume. Questa è un'alba. Questo pure è un'alba. Perché prima quando cominciava la notte. Sì. Per esempio imbarazzante, io oggi faccio vedere la cascata. Oggi ho trovato sta cascata, mi so, cioè. Fantastico. Mi sono strabigliato, è fantastica graficamente, giusto per il servizio. Una cosa, posso dare, Francesco? Ecco, esattamente. La cosa imbarazzante qual è stata? Io ho trovato sta cascata, ho detto cazzo. Allora, fa un bagnetto. Mi vado a fare un bagnetto, ho detto però non mi tuffo perché noi abbiamo però detto c'è che Gianmastro non sa nuotare. Cosa ho fatto io oggi a casa? Sei morto. Esattamente. Hai bagnato? Se sei bagnato il bagno dove fai? Lo sai come sono morto? Semplicemente camminando nell'acqua in questo sentiero sono morto. Cioè, passiamo che so a un'attività secondaria che poi però andiamo verso il centro abitato più grosso. Sì, volevo far vedere una cosa. La caccia è importante perché innanzitutto cacciandone possiamo squagliare gli animali. Possiamo squagliare? Sì, squagliare gli animali. Squagliare, e prenderne pelli, corna. E carne e cazzi vari. Soprattutto assicuri la biodiversità. Assicuriamo la biodiversità, sì, soprattutto su tutti gli animali nocivi come conigli o puzzle, possiamo anche cacciare le puzzle. Ma sti cazzi. È importante la caccia perché in primis ti dico, è un'attività secondaria, certo. È remunerativa, però. È remunerativa, è divertente perché ogni animale. Cioè i conigli sono facili, sembrano facili da cacciare, ma corrono molto, sono piccoli da colpire. Questo lo sapevamo pure prima che uscisse il gioco. Ok, lo sapevamo da migliaia di anni. Oppure ovviamente un cinghiale è più facile da colpire, però è piuttosto, no? È importante, non solo ragazzi in generale, perché questo gioco ci sono le sfide. Le sfide stanno sia il single player che il multiplayer. Il single player ci aiutano a sbloccare. No, lo volevo far vedere. Ci aiutano a sbloccare i vestiti e cazzi vari. Il multiplayer ci danno esperienza. Un po' come furono le sfide di Call of Duty e cazzi vari, giusto? Okay. Per esempio guardiamo questa sfida. Come su? Per esempio, cacciatore d'erbe livello 1, raccogli sei piante di animale selvatico. Tiratore scelto livello 1. Spari e uccidi 5 volatili selvatici, oppure cacciatore di risorse. Eccetera. Tu l'hai trovata la mappa, Danilo? Ma stica. Dai, vai su. Vabbè. Sei in personaggio, attenzione, mica io potrei guardare. Vediamo se riusciamo a trovare un cinghiale, dai. Fuori c'è un'area qualcuno. Intanto che parli dei cinghiali, accendaci qualcosa sul personaggio del gioco. Allora, la storia è importantissima in effetti, scusate, un po' più intrigata. Ci ha parlato del povero, ma questa volta attaccavo delle caratteristiche del coniglio. Questa volta attaccavo il camminotto con sti piedi. Dai. Per esempio, vediamo se riesco a ammazzare quelle montagne. Benissimo, sei tu che ti ammazzano i cavalli, che non lo so io. Mamma mia. Però ammazzare il leone. No. Mi sembra proprio. Scusa, è un puma. Sarà un puma. Infatti, il leone di montagna è giusto. Il leone di montagna è un bel puma. Sì, sì. Vai. Ovviamente questo gioco è sostenuto dalla Lega Animalisti Italiani. Sì, la spada del puma, ecco. E proviamo, siamo riusciti a cacciare il puma. Scendiamo sopra Y. C'è nessun cavallo, però, dai. Guarda che lo sbogliamo. Ci viene risparmiata la sequenza che la scena. Ovviamente la carcassa rimane spellata a terra, vedete? Abbiamo preso una pelle di puma, noi possiamo tornare in città. Una pelle di pollo. Sì. Abbiamo preso zanni di puma, abbiamo preso un bel po' di roba. E sta roba ce la possiamo vendere. Dicevo, la storia. Come funziona? Di cosa parla la storia allora? Gianmastro così sembra il simulatore di caccia come stai a giocare adesso. Sì, guarda, paradossalmente sto gioco è molto simile al simulatore di caccia di Roaming. Hunting. Certo, spesso Sant'Ero deve fare un simulatore di caccia. Sì. La caccia è un cavallo se lo scogliamo. Certamente, quello sto facendo. Lo vedi. C'è un favore bistecchio per cavallo. Bello, bella. Non è andato spiegato, dai. Ma dopo, Bello, scusa. Cioè, data l'ambientazione del videogioco, sì. Potremmo fare pure degli accenni proprio a quel concetto del western crepuscolare. Sì, western crepuscolare, cioè la fine novecento, dici? No, sì, cioè. La fine dell'epopea western, cioè tutti gli intrecci fra cinema e letteratura. Certo. Sì. Però diciamo che non ce ne frega un cazzo, che colpì è molto la storia inizia con John Mastro, un filmato
cattivo. A grandi linee, senza spoilerare. John Marston viene accompagnato da due brutti loschi. Ceffi. Sì, che in effetti sono agenti federali. La storia qual è? Sembra che il passato di John Marston sia questo. Lui era, faceva parte di una banda che ha fatto molto casino. Era un cattivo. Era, sì, era uno. Google c'aveva cioè, la famiglia, poi più, la, più Little Cliff che Charles Bronson. Praticamente poi penso sia stato, perché la storia io ovviamente non l'ho fatto come missione. Raggiungi un centro abitato. Lui è stato penso preso da questi federali e costretto a, a andare in questa. Guardate per esempio questo crepaccio. Guardate questo canyon, il movimento è molto bello. Cerchiamo di scantarci 18. 18 volte. Capannelle, vai in città, vai. Alice va nelle città, Alice va in città. Alice va in città. Insomma, il nostro scopo penso sia di trovare. Comunque la storia è, diciamo, è gestibile come un qualsiasi free roam. Qual è la tipica.